Ok, allora, cose di oggi, giochi nuovi che devo comprare, c'è una listona adesso. Allora, Resident Evil esce oggi, e vado, esco dal lavoro a mezzogiorno e vado e lo compro, perché l'ho ordinato, prenotato. Poi, Oaks, che mi piacerebbe comprarlo, che è un simulatore, un po' arcade di aereo. C'hai gli aerei jet, però è molto bello perché il sotto, la terra si vede tutti i grattacieli, abbastanza realistico, no? Però alcuni dicono che è troppo arcade, è troppo arcade, non è un simulatore. Poi a volte le viste sono un po' strane, però io ho giocato al demo e mi è piaciuto. Quindi adesso ci penso. Però oggi devo anche ordinare subito, prenotare Guitar Hero Metallica, perché esce a fine mese. E sulla rivista che ho di giochi dice che se lo prenoti a GameStop ti regalano il doppio pedale in omaggio per la batteria. Perché la pubblicità dice: non sei un vero rocker dei Metallica se non hai il doppio pedale. E allora oggi lo sto a dire, no, oddio, subito! Ma di brutto, brutto, bruttone! Bellissimo! Ho guardato la lista, fammi vedere la lista delle canzoni. Guitar Hero Metallica. Ci sono un casinissimo di canzoni di Metallica? Chi l'avrebbe mai detto per un titolo che si chiama Guitar Hero Metallica? No, però ce ne sono anche altre. Non di metalli, ad esempio c'è sto palloso Ace of Spades in Motorhead. Ce l'ho già, non mi piace, mi fa schifo. Ma chi sono sti Motorhead? Oh. Poi c'è All Nightmare Long di Metallica. Questo deve essere del nuovo disco perché sì, mi sembra. Poi c'è, questo non l'ho mai sentito. Poi c'è Battery. Ve la farò subito con l'armoflauto. Questo è l'armoflauto, è uno strumento inventato da me. Aspetta. Ecco, fa più o meno così. Battery. Poi c'è il Creeping Death, non me la ricordo. Disposable Hero, me la ricordo. Fa così. Poi Enter Sandman. Ah, fa così. Mr. Sandman, give me a dream. Ah no, non è forse quella lì. Però è famosissima, non me la ricordo mai come inizia sta qua. Evil dei Mercyful Fate, non la conosco. Fate to Black, è famosissima, che se la sento dico, ah, bellissima, però non mi ricordo mai come inizia. Poi For Whom the Bell Tolls, questa no, me la ricordo solo il titolo, eh. Poi c'è Fury, Gimme Fury, Gimme Fire, Gimme Double Sì, è nel disco Fuel. Ce l'ho, ce l'ho. Poi c'è Hit the Light, non conosco. King Nothing. Poi c'è Master of Puppets che fa. Non mi ricordo, come cavolo si suona? Fa così. Fa così uguale. Poi c'è Mercyful Fate, non lo conosco. No Leaf Clover, non lo conosco. Not Here to Smetter, la conosco e fa così. Così. Set by Two fa così. Poi c'è Orion, bellissima. Orion è una delle mie favorite. Ve la suono un'altra volta. Comunque, svedelo come va. Se Beto l'ho già detto, Seek and Destroy, molto bella. Dei Memory Remains. Memory Remains. Poi Unforgiven 1. Poi c'è altre canzoni tipo Turn the Page. Fatta da Bob Seger, che è molto bello.
È una canzone, infatti, che ho sentita un giorno ed è bellissima. Non mi ricordo come fa, ma mi ricordo che è bellissima. Anzi, una delle mie favorite. Turn the page. Fammi vedere. Adesso ve la canto. Fammi vedere le parole. Turn the page. Ah, sì, fa. On long last highway, east of Omaha, you can listen the engine morning. Here I am, on the road again. There I am, on the story again. Here I am, play the story again. Sì, è venuto benissimo. Welcome Sanitarium, Welcome Sanitarium Metallica, molto bella. E basta. E allora, assolutamente, questo titolo sarà uno dei miei favoritissimi. E la romperò. La romperò. On the road again, on the road again. Poi, l'altra sera sono andato a un meeting, SEO meeting, per i motori di ricerca. E si parlavano delle tecniche Black Hat. Tecniche scorrette per entrare nei motori di ricerca, però bisogna stare attenti perché Google vi può bannare. Poi non è che ho trovato niente, mica una stronzata, cioè mettiamo che c'è un sito che c'ha cioè hai un sito bello che già un po' viene fuori in Google e fai queste tecniche qua, dopo ti bannano e devi ricominciare dall'inizio. Comunque, a parte quello, alcuni siti interessanti che non sapevo. E uno che è conosciutissimo, no? Io uno. Però se voi mettete site, due punti, il nome del vostro sito, si può fare benissimo in Google, questo lo sapevo già, no? Però in Yahoo vi fa vedere anche quanti link sono linkati al vostro sito, che questa cosa Google non la fa. E allora si può notare che, perché una delle cose più importanti è un sito per farsi vedere, insomma, importante in Google, e avere un casino di link che vi linkano. Se li avete, vuol dire che siete famosi e vi mettono al primo posto. Comunque, molto bene. Ho provato Mary Fisher, ne ha 700, no? Che poi è anche difficile in quel caso, perché non essendo un blog è più difficile. Invece se è un blog, basta che fai un giorno un articolo bello, ti linkano 3 miliardi di persone, no? Invece un'altra compagnia di Jacksonville, che infatti è bravissima a fare i siti web, 11.000 ne aveva di link. Poi niente. Allora ieri ho finalmente finito il blog di Mary Fisher, sempliciottissimo. Però che lei rompeva, che lo voleva, e allora l'ho fatto. Però sto facendo il sito di Mary Fisher, tutti gli expression engine e il CSS, ma è un gran casino, perché chi l'ha fatto? L'ha fatto incasinatissimo sto sito, mi fa venire mal di testa solo a parlarne. E poi ho fatto un pasticcio di CSS dentro, incredibile. Sì, ma perché ogni pagina cambia completamente il layout, mi ha fatto un casino. Alla fine, non ditelo a nessuno, però una pagina ho preso quello che c'è adesso su siti miei amici, l'ho schiaffato dentro Special Engine con tutte le tabelle, perché ho detto basta, questo qua vale in CSS, mi ci vogliono 3 ore. Ci schiaffo tutta la tabella come era sul sito originale. Non ditelo a nessuno, ho provato la validazione, 63 errori. Basta, ma rotto. Ah, una cosa anche tipo trucchettino, almeno lì a questo meeting hanno detto che quando finite un sito web non mandatelo a Google. È molto meglio se Google lo trova da lui. E una cosa per accelerare il tempo è mettere il vostro sito, che so, un commento di un, non tipo spam, però tipo lo linki al tuo nome, in un commento di un blog famoso, no? Tipo, finito il vostro sito, andrete su Engadget, scrivete: ah, bellissimo sto cosa, no? E linkate il vostro sito. Siccome questi siti sono ultra ricercati da Google, tipo Engadget, automaticamente vede il vostro cosa, vede il vostro link, indicizza la vostra pagina e in pochi giorni il vostro sito è online. Bye!